Protagonista di questa parte di Agricoltura Oggi è l'artigianato d'eccellenza. La presentazione di un libro dedicato ad un ponte che è stato realizzato lo scorso anno da Francesco Carullo, un artigiano che ama la tradizione ma ama anche utilizzare la tecnologia moderna. E lo ascoltiamo adesso insieme al figlio Simone e alla figlia Francesca presentare questo libro che si intitola Fishing House Bridge, un ponte dall'Italia all'Azerbaigian. Questo ponte è stato appunto realizzato lì in Azerbaigian, è lungo 14 metri ed è pedonale. Cominciamo con l'ascoltare il presidente dell'ente Mostra Artigianato Artistico abruzzese che ha sede a Guardia Grede, Gianfranco Marsibiglio, che con una punzecchiatura polemica inizia così il suo intervento, che Sandro Iacovella, il cameraman che ha realizzato questa immagine e queste interviste, ha colto dal vivo. Ci sono tanti artigiani abruzzesi, qualche amico anche, che è entrato in un'altra dimensione, pensa di essere un artista e lo dice. Francesco invece con la sua modestia, con il suo modo di fare, con la sua disponibilità, è sempre presente, è sempre attento, è sempre disponibile a tutte le iniziative che l'ente Mostra porta avanti a favore degli artigiani abruzzesi. È stato costruito un ponte dall'Italia, dall'Abruzzo all'Azerbaigian, ma al tempo stesso tra il nobile mestiere del falegname e le nuove tecnologie della scultura digitale. Quindi sono state messe insieme due cose difficili da convivere e Francesco e gli amici, lo staff di Francesco, sono riusciti a fare questa cosa in modo veramente encomiabile. Fishing House Bridge dunque racconta come è stato progettato e realizzato questo ponte. Ascoltiamo in particolare, per comprendere meglio, Simone Carullo. Al centro di questo libro c'è la storia di questo ponte che abbiamo realizzato lo scorso anno, che è un ponte pedonale, che ha una struttura portante in acciaio ed è interamente rivestito in legno di teck, che è situato a Baku in Azerbaigian. Sia nella fase di progettazione che di realizzazione sono state utilizzate delle tecniche innovative, infatti c'è alla base una progettazione CAD, una progettazione organica delle forme e i componenti in legno sono stati tutti realizzati con macchine a controllo numerico. Il protagonista di questo libro è lui, l'artigiano che poi ha pensato questa opera che gli è stata commissionata da così lontano, Francesco Carullo, che ricordiamo essere anche responsabile di una grande organizzazione, la CNA, del settore artigianato artistico. Ecco il racconto di Francesco, poi seguirà ancora Simone e concluderemo con Francesca Carullo. È stata data l'opportunità di realizzare, ci è stato chiesto, di realizzare una struttura progettata 11-12 anni fa, che per la sua complessità non ancora aveva visto la luce. Ci è stato proposto questo lavoro e noi abbiamo accettato la sfida. Una sfida che, credetemi, ci ha lasciato per tante notti in bianco. La sfida noi l'abbiamo vinta, ma l'abbiamo vinta perché? Perché abbiamo una squadra, perché siamo riusciti ad ottimizzare tutto quello che è nella nostra tradizione, nelle nostre conoscenze, nel nostro DNA. Il ponte è lungo 14 metri. Ci sono voluti 8 mesi di lavoro tra
la progettazione e la realizzazione. A noi ci è stata fornita soltanto il supporto in acciaio, tutto il resto l'abbiamo fatto noi. Diciamo, nella progettazione abbiamo tenuto conto di molte considerazioni ispirate anche al mondo della nautica, quindi al mondo navale, per fare in modo che diciamo, questo ponte potesse resistere alle intemperie, dato che comunque è stato assemblato all'esterno e per la precisione si trova sul Mar Caspio. E una volta che abbiamo finito le fasi di assemblaggio è stato interamente smontato e imballato, posto all'interno di casse appositamente costruite ed è stato spedito direttamente a Bago, quindi ha percorso circa 3.000 km a bordo di un camion. Buonasera, io sono Francesca, mi sono occupata dell'impaginazione grafica del libro. Gli autori sono i progettisti di questo ponte, che è un progetto che è andato oltre l'immaginario comune. C'è appunto Francesco Carullo, che è titolare di impresa ed è maestro artigiano. Nel suo team ci sono Angelo Catano, che si è occupato della filologia storica appunto del barocco del ponte, visto che comunque andava in un contesto naturalistico, paesaggistico e d'arte. E poi c'è Simone Rasetti, il quale si è occupato della progettazione organica degli elementi, fino ad arrivare a Simone Carullo, progettista CAD di ogni sua parte. Il libro è composto principalmente da foto che riportano ogni parte della lavorazione fino ad arrivare appunto all'installazione a Baku. E il restante, diciamo, 30% del libro invece tratta la parte testuale, anch'essa molto ricca di informazioni utili appunto a spiegare tutto il percorso seguito.